Chartreuse. Anisette. Cognac. Insomma, a mio gusto. Ecco. E grazie dell'incomodo. Non ne avevo proprio nessuna voglia per me. Potessi almeno sapere che cos'hai. Se tu in questo momento mi credi qua. Ah, non sei qua? Sei fuori? Fuori, sì, fuori. Fuori, 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 fuori. E dunque io qua sono solo. Benissimo. Potrei, come un ladro, approfittarmi di quello che vi trovo. Oh, guarda. E che cos'è? Il tuo corpo lasciato qua su questo divano. Ah, me lo prendo subito. Finisci là. Ti ho detto di no. No, 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 no. Peccato. Sei già tornata a casa. Ha ragione tuo marito quando dice che il nostro fuori è sempre dentro di noi. È la quarta o quinta volta ti faccio osservare che tu mi parli di lui questa sera. Pare che sia l'unico mezzo che riesca a farmi parlare con te. No, caro, a rendermi di più insoffribile. Grazie. Lo vedevo così bene. Che cosa? Forse l'ho letto. Ma così preciso tutto. Con quel sorriso.
Per niente. Ma chi, cara? Mentre faceva... Non lo so, le mani non gliele vedevo. Ma è un mestiere che fanno lì le donne, mentre gli uomini pescano. Vicino l'Islanda. Sì, certe isolette. Ti sognavi l'Islanda? Ma vado così, 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 così. Deve finire, deve finire. Tu lo capisci che così non può più durare? Dici per me? Ma io dico per me. Già, ma per te vuol dire anche per me. Oddio, tu vedi sempre piccolo la tua persona, te in ballo, tutto circoscritto, definito. Scommetto che per te la geografia è ancora il libro su cui da ragazzo la studiavi. La geografia? Ma sì, i nomi da imparare a memoria per la lezione che il professore ti assegnava. Ah, già, che supplizio. Ma fiumi, montagne, paesi, isole, continenti. Ci sono davvero, sai? Grazie. Mentre noi siamo qua, in questa stanza, ci sono e ci si vive. Ma forse vorresti viaggiare, eh? Ecco qua, io, tu, viaggiare. Ma io dico perché tu veda un po' fuori di te, largo. Tanta vita diversa da questa, che io non posso più soffrire qua. Soffoco. Ma che vita vorresti, scusa? Non lo so. Una qualunque, ma non così. Oddio, un alito, almeno un alito di speranza, che mi schiudesse appena appena nell'avvenire uno spiraglio. Beh, guardi, io ti giuro che me ne resterei ferma qua, a respirare soltanto il refrigerio di quella speranza, senza neanche correre ad affacciarmi alla finestra per vedere che cosa c'è di là per me. Come se fossi in una carcere. Ma sono in una carcere. E chi ti ci tiene? Tu! Io stessa, questo mio corpo, quando mi dimentico che è di donna. E no, signore, non me ne debbo mai dimenticare, dal modo come tutti mi guardano, come sono fatta. Io me ne scordo, ma chi ci pensa? Guardo ed ecco tutto a un tratto. Certi occhi. Oddio, io scoppio a ridere tante volte. Ma già, dico tra me, davvero io sono donna. Sono donna. E mi pare, scusa, che non avresti ragione di lagnartene. Già, perché piaccio. Resterebbe da vedere poi quanto in questo c'entri anche il mio piacere di essere donna, quando non vorrei. Come questa sera. Il gusto di essere donna, io non l'ho provato mai. Neanche per far soffrire un uomo? Ah, forse per questo sì. Spesso. Come questa sera. Alla propria vita, quella che nessuno confida neanche a se stesso. Come dici, cara? Non t'è mai accaduto di scoprirti improvvisamente in uno specchio mentre stai vivendo senza pensarti, che la tua stessa immagine ti sembra quella di un estraneo, che subito ti turba, ti sconcerta, ti guasta tutto, richiamandoti a te, che so, una ciocca di capelli che ti è scivolata sulla fronte. Ebbene? Questo maledetto specchio che sono gli occhi degli altri, e i nostri stessi quando non ci servono per guardare gli altri, per vederci come ci conviene vivere, come dobbiamo vivere.
Io non ne posso più. Vuoi che ti dica sinceramente perché tu smani così? Perché tu mi stai davanti. Grazie. Allora me ne vado? Faresti bene. Guarda, faresti bene. Ma perché, Silvia? Perché non voglio Ma che... Ma no, dico, perché mi tratti così male? Ma non ti tratto male. Non voglio che ti si veda troppo qua, ecco. Ma che troppo? Se non vengo quasi mai. Sarà più di una settimana dall'ultima volta, scusa. Si vede che per te il tempo passa troppo presto. Presto. Un'eternità. E allora... Dici che nella tua vita io non ci sono. Oddio, Guido, per carità. T'ho aspettato ogni giorno, non ti fai più vedere. Ma che cosa vuoi vedere? Ma non lo vedi come sono. Perché non sai tu stessa quello che vuoi. E invochi così, senza sapere quale, una speranza che t'apra uno spiraglio nell'avvenire. Eh già, perché secondo te io dovrei andarci con un filo tra le dita verso l'avvenire, a prendere le misure. Tanto posso volerlo, di più no. Come per i mobili quando si va in una casa nuova. Se ti fa piacere credermi un pedante. Ma sì, caro, mi sembra uno sbadiglio tutto quello che mi dici. Grazie. Tu vorresti farmi capire che io ho avuto tutto quello che potevo volere e che ora io smanio, così lo dici tu, perché vorrei l'impossibile, vero? Non è saggio. Lo so. Ma che vuoi farci? Io voglio l'impossibile. Ma per esempio... Per esempio? Ma che ho avuto io? Mi sai dire che ho avuto? Di che dovrei contentarmi? Ma io non dico neanche contentarti se non te ne contenti. E allora che dici? È questione di misura contentarsi. Uno si contenta di tanto, un altro ha tutto e non se ne contenta. Ah, perché io ho tutto? Ma no, dico... Ma allora spiegati. Ma spiega tu piuttosto. Cos'altro vorresti? Ricca. Hm? Padrona di me. Libera. Ma tu non l'hai ancora capito? Che questa è stata la sua vendetta. Per causa tua. Perché tu non sai approfittarti della libertà che egli t'ha data. Già. Di lasciarmi amare da te o da un altro. Di restarmene qui sola, libera, liberissima. Ma se non sono mai io? Ma come non sei tu? Io? Io, libera di disporre di me, come se non ci fosse nessuno. Ma chi c'è? Lui! Io vedo sempre lui, che me l'ha data questa libertà, come una cosa da niente, andandosene a vivere per conto suo. E dopo avermi dimostrato per 3 anni che non esiste questa famosa libertà, perché comunque io possa avvalermene, io sarò sempre schiava. Ma questa è una fissazione. Sì, io ho l'incubo di quest'uomo. Ma se non lo vedi mai. Ma c'è, c'è. L'incubo non mi passerà mai. Finché so che egli c'è. Dio! Morisse. Ma scusa, non seguita a venire sì e no la sera, per una mezz'oretta soltanto? No, non viene neanche più. Mentre nei patti che deve venire da me ogni sera, per mezz'ora ogni sera. E viene, difatti. Non sale. Ti fa domandare dalla cameriera se non c'è nulla di nuovo. No, signore, lui deve salire e deve stare qui ogni sera per mezz'ora come nei patti. Ma scusa, ma se dici... Che dico? Ti pare un'altra contraddizione? Sì, hai detto che per te è un incubo. Ma io dico che ci sia, che viva! Questo è l'incubo per me, non è mica il suo corpo. Che io lo veda, anzi, è meglio. Mi si presenta, è lì, seduto, come un altro. Non più bello né più brutto di un altro. Gli guardo gli occhi come li ha, che non mi sono mai piaciuti. Dio, odiosi, acuti come 2 aghi e vani nello stesso tempo. Sento il suono della sua voce che mi dà i nervi, ma posso anche godere del fastidio che gli ho cagionato di essere salito per niente. Non credo. Che cosa non credi? Che sia capace di provar fastidio. Ah, lo sai, eh? Ma è questo, vedi?
Io rimango per ore e ore schiacciata dal pensiero che un uomo come quello può esistere, quasi fuori dalla vita e come un incubo sulla vita degli altri. Guarda e capisce tutto, ogni mossa, ogni gesto, facendoti prevedere con lo sguardo l'atto che ora farai, così che tu, sapendolo, non provi più nessun gusto a farlo. Mi ha paralizzata quest'uomo. Io non ho più in me che un pensiero che farnetica di continuo. Come liberarmene? Ma come liberarne non me soltanto, ma tutti? No, via. Va via, Silvia. Ti giuro. Permesso? Avanti. Il signore ha suonato dal cortile. Ah, eccolo. Vuol sapere se non c'è nulla di nuovo. Sì. Digli che salga. Digli che salga. Subito. Ma perché, Silvia? Proprio stasera che ci sono io. Appunto per questo. Ma no, Silvia. Sì, per punirti d'essere venuto. Ma... E te lo lascio qua. No, per carità, sei pazza, ma che dirà? Ma che cosa vuoi che dica? Ma no, senti, è tardi. Tanto meglio. Ma Silvia, tu vuoi proprio cimentarla, è una pazzia. Non voglio vederlo. Ma nemmeno io, scusa. Ah, no. Lo riceverai tu. Ah, no, grazie. Non mi faccio trovare nemmeno io, sai. È permesso? È per me. Bene. Bene. Oh, Leone! Ero di là a bere un bicchierino di Chartreuse. Alle 10:30? Già, difatti. Ma stavo per andare. No, no, no. Non dico per questo, no. Verde? O gialla? La Chartreuse. Ma non ricordo. Verde? Mi pare. Verso le 2 tu sognerai di schiacciare tra i denti una lucertola. No, ma che dici? Positivo. Effetto dei liquori bevuti a una certa ora dopo il pasto. Silvia. Ma? Era di là. Con me. Sì, dov'è adesso? Ah, non lo so. Mi ha fatto venire qua, sentendo che tu eri entrato. Mm. Beh, forse ora verrà. C'è qualcosa di nuovo? No. Che io sappia.
E allora perché mi ha fatto salire? Beh, stavo per licenziarmi. Quando è entrata la cameriera ad annunciare che tu, non so, avevi suonato dal cortile. Come faccio ogni sera, no? Già, ma pare che voglia che tu salga. L'ha detto? Sì, sì, l'ha detto. Stizzita? Beh, un po', sì. Perché pare, non so, deve essere nei patti stabiliti fra voi due quando elegantissimamente... Lascia stare l'eleganza. Voglio dire, senza scandali. Scandali? E perché? Senza procedure legali. Inutili? Senza liti, insomma, vi siete separati. E che liti volevi che avvenissero? Con me? Ho dato sempre ragione a tutti, no? Già. E difatti... una tua invidiabile prerogativa, questa. Sì, perché fare come se tu non ci fossi, capirai, a un certo punto, per quanto uno faccia, poi si... Sì? Ma sì, si resta come trattenuti, impacciati, perché è inutile, tu poi ci sei. Già, ci sono. Non dovrei esserci? No, per carità, non dico questo. Ma sì, caro, non dovrei esserci. Ti assicuro però che mi sforzo, quanto più posso, di esserci il meno possibile. La colpa è del fatto, caro mio. Sono nato. E quando un fatto è fatto, resta là come una prigione per te. Io ci sono. Ne dovrebbero tener conto gli altri. Almeno per quel poco di cui non posso fare a meno, dico, di esserci. L'ho sposata. O per essere più giusti, mi sono lasciato sposare. Fatto anche questo. Prigione. Che vuoi farci? Quasi subito dopo lei si mise a smaniare, a sbuffare, a contorcersi rabbiosamente per evadere. E io ti assicuro, Guido, ne ho molto sofferto. Si è trovata poi questa soluzione. Io le ho lasciato qua tutto, portandomi via soltanto i miei libri e le mie stoviglie di cucina, cose, come sai, per me inseparabili. Già. Ma capisco che è inutile. Nominalmente, la parte assegnatami da un fatto che non si può distruggere, resta. Sono il marito. E anche di questo, forse, si dovrebbe tenere un po' di conto. Ma sai come sono i ciechi, mio caro? I ciechi? Sì, non sono mai accanto alle cose. Di a un cieco che vada cercando a tasto una cosa, l'hai costì accanto, le si volta subito contro. E così è quella benedetta donna. Mai accanto, sempre... Pare che non voglia venire. Non sai se avesse in mente di dirmi qualche cosa? No, niente. Mi pare. Ah, ecco. Allora, il gusto di... Come dici? Sì, dico, il gusto di tenere noi due così, l'uno di fronte all'altro. Ma no, 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 lei forse suppone che io... Te ne sia già andato? No, entrerebbe. Ah, ma allora... No, no, per carità, vado via io a momenti. Poi... Se sai che non aveva niente da dirmi... triste cosa, caro mio...
Quando uno ha capito il gioco. Che gioco? No, anche questo qua. Tutto il gioco. Quello della vita. Perché tu l'hai capito? Da un pezzo. E anche il rimedio per salvarsi. Beh, se tu me l'insegnassi. Caro, ma non è rimedio per te. Per salvarsi bisogna sapersi difendere. Ma è una certa difesa, dirò, disperata, che tu forse non puoi neanche intendere. Come sarebbe disperata? Accanita? No, 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 caro. Disperata. Nel senso di una vera e propria disperazione. E pur tuttavia senza neanche un'ombra di amarezza per questo. E che difesa allora, scusa? Ah, la più ferma. La più immobile, appunto perché nessuna speranza più ti induce a piegarti verso una sia pur minima concessione né agli altri né a te stessa. Non capisco. E la chiami difesa? Ma difesa di che cosa? Se deve essere così. Di niente. In te. Se in te riesci come sono riuscito io, a non avere più nulla. Che vuoi difendere? No. Difenderti, io dico. Dagli altri, ma soprattutto da te stesso. Dal male che la vita fa a tutti, inevitabilmente. Quello che io mi sono fatto per lei. Tanti anni, sai. Quello che io faccio a lei, anche così del tutto isolato come mi tengo. Quello che tu fai a me. Io? Ma sì, inevitabilmente. Credi di non farmi nessun male, tu? Ma che io sappia. Anche senza saperlo, mio caro. Tu mangi carne a tavola, no? Chi te la dà? Un pollo, un vitello? Non ci pensi nemmeno. Ce lo facciamo tutti il male a vicenda. E ciascuno a se stesso, poi. Per forza. È la vita. Bisogna vuotarsene. Bravo. E che ti resta allora? Contentarsi. Non più di vivere per sé, ma di guardare e vivere gli altri. E anche noi stessi, da fuori. Per quel poco che pure si è costretti a vivere. Ah no, 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 troppo poco, scusa. Troppo poco. Sì, ma ti compensa un godimento meraviglioso, sai. Il gioco appunto dell'intelletto. Che ti chiarifica tutto il torbido dei sentimenti, che ti fissa in linee placide, precise, tutto ciò che ti si muove dentro tumultuosamente. Capirai però che sarebbe molto pericoloso il godimento di questo lucido e tranquillo vuoto che ti fai dentro, perché tra l'altro rischierebbe di farti andare come un pallone su tra le nuvole. Se tu non ti mettessi anche dentro con arte e con perfetta misura una necessaria zavorra. Ah, ecco, mangiando bene. Già, per ristabilire l'equilibrio, perché tu possa sempre, insomma, restare in piedi, come quei buffi giocattoli, sai, che li puoi buttare come vuoi, ti restano sempre ritti per il loro contrappeso di piombo. Non siamo altro, credimi. Ma bisogna saperselo fare, questo vuoto e questo pieno. Se no, si resta per terra. E nei più goffi atteggiamenti. Insomma, via, mio caro, la salute è qui. Trovare
un pernio. Sì, il pernio di un concetto per fissarsi. No, no, grazie tante, non è per me. Non è per me davvero. E non è neppure facile. Già, perché non si trovano belli affatti in commercio, questi perni? Te li devi fabbricare da te. E non uno solo, tanti. Uno per ogni caso, è ben solido, perché il caso che ti arriva spesso imprevisto e violento, non te lo schianti. Già, ma quando t'avvengono certi casi, caro mio? Per questo appunto ti dicevo, tu devi guardarti da te stesso, dal sentimento che questo caso suscita subito in te, con cui ti assalta, immediatamente ghermirlo e vuotarlo, trarne il concetto e allora puoi anche giocarci. Insomma, guarda, è come se ti arrivasse all'improvviso, non sai di dove, un uovo fresco. Un uovo fresco? Un uovo fresco. E se t'arriva invece una palla di piombo? Allora ti vuota lei. E non se ne parla più. Ma perché un uovo fresco, scusa? Per darti una nuova immagine dei casi e dei concetti. Se non sei pronto a ghermirlo, te ne lascerai cogliere, no? O lo lascerai cadere, nell'un caso e nell'altro ti si squacquererà davanti o addosso. Se sei pronto, lo prendi, lo fori e te lo bevi. Che ti resta in mano? Il guscio vuoto. E questo è il concetto. Lo infilzi nel pernio del tuo spillo e lo fai girare. Lieve, lieve, ormai te lo giuochi come una palla di celluloide da una mano all'altra, là, 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 e poi, paf! Lo schiacci tra le mani e lo butti via. Eh no, cara. E tu non mi vieni più addosso perché io ti prenda, ti fori e ti beva. Ecco un grande svantaggio per me, mio caro. Era una straordinaria scuola di esperienza. Piena di infelicità, perché piena di vita. E non di una sola, di tante. Nessuna però che riesca a trovare il suo pernio. E non c'è salute, né per lei, né con lei. Approvi? Sì. Sì, perché è proprio così. E forse tu non sai tutta la ricchezza che è in lei. Certe cose che ha, che non parrebbero sue. Non perché non siano, ma perché tu non vi badi. Perché tu la vedi sempre e solamente ad un modo, qual è per te, basta. Ti pare impossibile, per esempio, che ella possa canticchiare qualche mattina così svagata. Eppure canticchia, sai? La sentivo io certe mattine, da una camera all'altra, con una cara vocina trillante, quasi di bimba. Un'altra. Ma ti dico un'altra, non così per dire, proprio un'altra. E lei non lo sa. Una bimba che vive un minuto e canta quando lei è assente da sé. E vedessi come qualche volta resta così, con una certa luce di brio lontano negli occhi, mentre con due dita che non sanno si stira lentamente i capelli sulla nuca, così.
Mi sai dire chi è, quando è così? Un'altra lei, che non può vivere perché ignota a se stessa. Perché nessuno le ha mai detto, ti voglio così. Devi essere così. C'è il rischio che ella ti domandi come. Tu le rispondi, ma com'eri dianzi? E che ella torni a domandarti com'ero. Cantavi. Cantavo. Sì? E ti stiravi i capelli sulla nuca. Così. Non lo sa. Ti dice che non è vero. Non riconosce affatto se stessa nell'immagine che tu le prospetti di lei come l'hai veduta dianzi. Seppure la vedi. Perché tu la vedi sempre ad un modo, come è per te, e basta. Che pena, caro mio. Ecco una cara, graziosa possibilità di essere che ella ha in sé e che si perde. Una vita che ella potrebbe avere e non ha. Le 11. Salutamela. No. Aspetta. Aspetta un po'. No, prego. La mezz'ora è passata. Volevo darti questo. Già, ma non l'ho bevuto io. Ecco, guarda, diamolo a lui. Pagherei la mia stessa vita perché qualcuno l'ammazzasse. Oh, ma io in testa glielo voglio tirare. Sì, da qua, glielo tiro io. Ma saprai coglierlo. Ma sì, lasciami fare. Appena esce dal portone. Ma stai attenta, Stai attenta. Oddio. Che hai fatto? Oddio mio. Hai colto un altro. Sì, ma perché con l'aria a un certo punto ha deviato. Ma sfido, vuoto. Bisognava saperlo tirare. Salgono. Chi? Ma era un crocchio di quattro signori presso il portone. Come lui è uscito sono entrati. Forse inquilini. Vabbè, ma cosa vuoi che sia? Ma mi pare che sia caduto addosso uno. Ma cosa vuoi che gli abbia fatto? Un guscio vuoto. Su, non pensarci più. Cara, tu mi sembri una bambina. Che dici? Sì, sì, sì. E io ti voglio così. Devi essere così. Una bambina. Come diceva lui. Sì, sì, ma è vero. È vero. Ma non vedi che in te c'è una bambina folle? Una tigre. Ah, sì, per lui, ma per me che ti voglio così, una bambina. E allora tu uccidimelo. Oh, ma via, che dici? Se sono una bambina, posso anche chiederti questo. Perché è proprio come l'orco per te. Sì. Che mi fa tanta paura. Me lo uccidi. Me lo uccidi. Sì, 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 te lo uccido. Te lo uccido, ma tu
ora. No, no, Guido, no, ti prego. Ma non senti come ti sento. Basta che ti tocchi. Ma no, ti dico di no. Ma via, Silvia. Ora non posso lasciarti più. Ma via, per carità, lasciami. Ma come ti lascio? Come vuoi che ti lasci più? Ma lo sai che qui non voglio. Ecco, vedi? Sì, va, va, ma non farli entrare. Non far entrare nessuno. Sì, io ti aspetto di là. Sì, sì, eh? Sì, va bene, sì. Ma presto, mi raccomando. Sta qui, eccola là! La cara Pepita! E guardate che casa, signori! Saint-Germain! Viva la Spagna! Ole! Ma chi sono? Come sono entrati? Di prepotenza, signora, sono ubriachi. Ma che prepotenza? Mi ha chiamato lei, mi ha tirato un guscio d'uovo dalla finestra. Siamo quattro gentiluomini. Ah, ma se qui si offre da bere anche ai signori clienti, se tutto fedelissimo! Oddio, ma che vogliono? Qua sono in casa, d'una signora per bene. Shh. Ma lo crediamo, cara Pepita. Sì, signora, quella della casa, qui accanto. L'ho detto loro! Ah! Ma sì. Ecco, signori, sono Pepita. Ole! Viva la Spagna! L'amore è uno strano uccello, nessun lo può addomesticare. S'accoglie, s'accoglie. Se vuole bere di là con i suoi amici. No, ecco, io veramente... Che cosa? Vorrei prima bermi te. Sì, aspetti, eh? Aspetti un momentino. E anch'io, Pepita. Sì, anche lei. Vogliamo una notte tutta spagnola? Sì, sì, piano, 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 eh? Io per me non ho intenzione, ma... Sì, anche lei, buono, eh? Stia a sedere. Ecco, anche lei, si metta a sedere. Così, bravo. Vai a chiamare gente, subito, sopra, sotto. Brava! Permettano un momento. Ah, ma se hai di là un cliente, fai pure con comodo, sai? Sì, sì, noi aspetteremo. Io non ho intenzione, ma... Eccomi qua! Stiano, stiano seduti. Loro signori sono perfettamente insensi, è vero? Insensi, insensi, insensi. E non hanno alcun sospetto di trovarsi in casa di una signora per bene. Oui! Ne exagère pas? Mon petit chou, nous voudrions nous amuser un peu. Voilà tout. Sì, 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 sì. Ma io non ricevo in casa che amici. Se loro signori vogliono essere amici... E come no? Amicissimi. Mi favoriscano allora i loro nomi. Io mi chiamo Coco. No. No, 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 non così. Ti giuro, mi chiamo Coco. Io... Meme. No, io dico di favorirmi i loro biglietti da visita. Ah, no, 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 grazie tante, carina. Io non ce l'ho, ho perduto il portafoglio. Fai il favore, daglielo tu per me. Sì, almeno lei, che è il più buono. Io non ho difficoltà. Ecco qua, Pepita. Grazie. Bravo. Lei è il marchese Aldo Miglioriti. Marchesino! Lei Memè? No, Cocò, lui Memè. Bene, Cocò, Memè e lei? Moi? Moi, je ne sais
pas, mon petit chou. Non importa, non importa. Me ne basta uno. Ma vogliamo essere tutti, la vogliamo tutti. Una notte spagnola. Io non ho intenzione, ma vorrei vederti ballare, Pepita, con le nacchere, sai? Sì, prima ballare e poi, ma non vestita così. Ma che vestita, signori? Niente vestita. Già, nuda. Sì, nuda. 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 Nuda, 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 sì, signori, ma non qua. E dove? In piazza, se mai, signori. In piazza? Come in piazza? Nuda e in piazza. Ma sì, c'è la luna. Non passa nessuno. C'è solo la statua del re, a cavallo. Ecco là, Tra loro quattro signori in marsina. Ma che c'è? Che succede? Un'aggressione. Un'aggressione. Vengano, vengano. Eccoli là. Ma che cos'è? Che succede? Chi sono? Un'aggressione, un'aggressione. Un'aggressione? Aggredita. Aggredita in casa. Hanno forzato la porta, mi sono saltati addosso, mi hanno insultato in tutti i modi, vigliaccamente. Via, via, fuori di qui. Fuori. Si calmi, si calmi. Fuori. Che mascalzoni. Ma c'è diritto d'entrata. La Spagna è il commercio. Fuori, vadano fuori. Dopotutto non c'è da far tanto strepito, sa? La cara Pepita. Ma che Pepita? È la signora Gala. La signora Gala? Gala? Gala. 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 Sicuro? Che vergogna. E va bene. Domandiamo scusa dello sbaglio. La colpa è di lui, che si è messo a cantare la carne. Volevamo onorare la Spagna. Insomma, basta. Vadano fuori. No, 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 no. Domandiamo prima perdono alla signora. Sì, signori. Ecco qua, in ginocchio. Domandiamo perdono. No. Non basta, signore. Io ho il suo nome e lei risponderà dell'oltraggio che è venuto a farmi in casa con i suoi compagni. Ma se chiediamo perdono? Non accetto scuse e non concedo perdono. Sta bene. Lei ha il mio biglietto da visita. Sono pronto a rispondere. Fuori, subito. Escano da casa mia. Signora? 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 Signora. Io ringrazio loro signori e chiedo loro scusa dell'incomodo. Ma che dice mai, signora? Dovere, tra vicini. Forse però la signora, visto che le hanno domandato perdono. Ah no, scusi. È stato detto loro e ripetuto che si trovavano in casa di una signora per bene. E nonostante questo... Ma io ho il nome di uno di quei gentiluomini. Me l'ha dato lui stesso per dimostrarmi che se si trovava in casa di una signora per bene era anche lui un gentiluomo. Ecco, leggano. Il marchese Aldo Miglioriti. Il marchese Miglioriti. Che vergogna. Lor signori intendono la provocazione? Ora però si calmi, signora, e vada a riposare. Noi la lasciamo. Sì, sì, grazie signora, grazie. È stata molto gentile venire, grazie e buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, e grazie.
Eccomi! Ma perché mi hai chiuso dentro? Mi sono mangiato le mani dalla rabbia. Ma sì, non ci mancava altro che tu uscissi fuori dalla mia camera a difendermi, a compromettermi e a compromettere tutto. Guarda, ce l'ho. È qui. Lo so, lo conosco bene. Ma che vorresti fare ora? L'ho qui, ti dico, per lui. Sì, via. Che? Ma voglio vedere se non riesco a procurargli almeno qualche fastidio. Ma no, sì, dai. Ma tu lo sai chi è questo signore? Certo, il marchese Aldo Biglioriti. Per carità, Silvia. Levati codesto pensiero dalla mente. No, io non mi levo proprio niente. Ma ha lasciato qui l'amante che non poteva difendermi? Ci penserà lui. Ah, no, sai. Io te lo impedirò. Ad ogni costo. Tu non impedirai niente. Già, non puoi. Silvia! Ma insomma basta, sono stanca! Me ne vado. No. Vieni qua. Che vuoi? Che voglio? Che voglio? Non voglio più vederti così. Ecco. Ma sai che poveri ragazzi, li ho trattati proprio male. Ma sì, scusa, volevo dirti questo appunto, non ne hai ragione. Ah no, questo no. Hanno sbagliato, ma ti hanno chiesto perdono. Basta, t'ho detto su questo punto. Io dico per loro, in sé. Così buffi. Che capricci, eh? Di notte possono venire agli uomini. Volevano vedermi ballare, sai? In piazza. Nuda. Voglio essere la tua bambina folle. Ecco, vedi Guido? Potrebbe anche essere il mio diavolo. Il diavolo che vi porti. In preca. E ora non posso più dire. Ma che volete dire? Statevi zitto. Che siete Socrate invece. Con codesto Socrate voi dovete finirla, perché io non lo conosco. Via, come non lo conosci? No, signore. E non voglio averci da fare. Badate all'uovo. Ci vado. E come lo girate? Che cosa? Il mestolo. Ah, per il suo verso, sì, non dubitare. Avvelenerete codesto signore a colazione, ve lo dico io, se seguitate a chiacchierare. No, ma che, mi diverto tanto. Gli faccio un po' di vuoto per aprirgli l'appetito. Insomma, mi disturbate. Ah, così dovevi dire. Sì, signore. E che fate adesso? Che faccio? Ma seguitate a sbattere! Non bisogna allentare un momento! Ecco, sì, sbatto. È possibile che debba avere gli occhi a quel che fa, gli orecchi a quel che dice
e la testa che mi vola via dietro a tutte le sciocchezze che gli scappano di bocca. Me ne vado in cucina. No, via, sta qua. Starò zitto. Me lo ha rovinato Bergson. Ecco che tira fuori adesso questo Bergson. Ma sì, perbacco, da che gli ho esposto la teoria dell'intuizione è diventato un altro. Era un formidabile ragionatore, sai. Io non ho ragionato mai per vostra regola. E ve ne faccio subito la prova se seguitate. Vi lascio qua tutte di pianto, una volta per sempre. Capisci? E poi non devo dire che Bergson me lo ha rovinato. Ma Bergson va bene, io posso essere d'accordo con te nella critica che fa della ragione. E dunque basta. Sbattete? Sì, sbatto, sbatto. Ma sta a sentire. Quel che di fluido, di vivente, di mobile, di oscuro è, nella realtà, sì signori, sfugge alla ragione. No. Come le sfugga poi, io non lo so. Per il solo fatto che il signor Bergson lo dice. Come fa a dirlo? Chi glielo fa dire, se non la ragione? E dunque, non le sfugge, mi pare. È vero? Sbattete! E sto sbattendo, non vedi? Oh. Ma sta a sentire, Venanzi. È un bellissimo gioco, sai, questo che la ragione fa al signor Bergson, dandogli a credere di essere detronizzata e avvilita da lui, con infinita delizia di tutte le irragionevoli dame di Parigi. Dunque, sta a sentire. Secondo lui, la ragione può considerare soltanto i lati e i caratteri identici e costanti della materia. Ha abitudini geometriche, precise. La realtà è un flusso ininterrotto di perpetua novità. E lei la spezzetta in tante particelle stabili e omogenee. E che fate adesso? Oh, hai ragione, sì, ecco, sbatto. Ma non vedete che codesto parlare della ragione non vi serve ad altro che farvi perdere la testa? Oh, senti, caro mio, se la testa che perdo non deve servirmi ad altro che a sbattere un uovo, abbi pazienza. È necessario, sì, lo riconosco, sbattere le uova. E io sono obbediente, ecco qua, a questa necessità che tu mi insegni. Siete veramente divini, tutti e due. Niente affatto. Sono divino io solo. Lui, da un pezzo in qua, corrotto da Bergson. Vi prego di credere che a me non mi ha corrotto nessuno. Ma sì, caro mio, sei diventato così deplorevolmente umano che io non ti riconosco più. Lasciami un po' discorrere, un po' di vuoto. Mentre a furia di sbattere ho fatto il pieno in questa ciotola. No, no, aspetta, aspetta, vieni qua. Ecco, slacciami prima questo grembiule. E porta in cucina anche questo. Gli avete fatto onore, ve lo dico io. Hanno suonato. Sì. E che cos'è? Oddio, Leone, sarà lei. Silvia? Qua. Senti, per carità, ero venuto così per tempo, per prevenirti. Di che cosa? Di una cosa che è accaduta ieri sera. A Silvia? Ma niente, sai, una sciocchezza, una vera sciocchezza. Tanto che non te n'ho detto nulla, sperando che dormendoci sopra le fosse passata. Eccola qua, invece. È lei, di sicuro. Socrate, perbacco, e va ad aprire. No, aspetta, aspetta. Aspettate! Me ne ero dimenticato. Aspettate! Ti prevengo, Leone, che tua moglie vuole commettere una pazzia. Non è una novità. E fartela commettere. A me? Va ad aprire. Va ad aprire. Le visite di mia moglie, caro Guido, mi sono sempre per questo graditissime. Ma tu non sai di che si tratta? Di qualunque cosa si tratti. Lascia fare, vedrai. Lo prendo, lo foro e me lo bevo.
signora. Ah, siete qua. Siete venuto a prevenirlo? No, vi giuro, signora, non ho parlato. Vedo che lui sa. No, cara, nulla. Buongiorno. Ma che buongiorno? Se avete fatto questo... No, 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 parla. Parla sicura di tutto l'effetto di sorpresa che ti ripromettevi. Anzi, se vuoi uscire e rifare l'entrata per investirmi all'improvviso... Guarda, Leone, che non sono venuta per scherzare. Perché mi trovo qua, allora? Ma ero venuto per... Dille la verità. Per prevenirmi, è vero, di non so quale tua follia. Ah, una mia follia? Sì, signora. Per me io non posso giudicarla altrimenti. Ma non me l'ha detta, non la so. Sperando che voi non veniste. Non me ne aveva detto niente, capisci? E come sai allora che è una mia follia? Questo potevo supporlo da me. Ma veramente... Sì, questo gliel'ho detto io che è una follia. E lo confermo. Statevi zitto, perché voi non avete nessun diritto di giudicare della mia suscettibilità. Tu sei sfidato. Come? Io? Sfidato? Ma che sfidato, no! Sfidato, ho sfidato. E chi mi ha sfidato? Ma no! Ma sì, sfidato! Io non so bene se è lui che ha sfidato te o se sei tu che devi sfidare lui. Io non mi intendo di queste cose. Ma so però che ho qua il biglietto di quel miserabile. Eccolo, vai subito a vestirti e corri in cerca delle due persone che devono rappresentarti. Piano, piano, piano. No, no, subito, subito, devi fare subito. Senza dare ascolto a questo signore che ti vorrebbe far credere a una mia follia. Perché così gli conviene. Ah, gli conviene? Ma che mi conviene, scusate? Cosa volete che mi convenga? Vi conviene, vi conviene. Per miracolo non lo scusate là, quel mascalzone. Ma chi è? Il marchese Aldo Miglioriti. E tu lo conosci? Lo conosco benissimo. Una delle migliori lame della nostra città, capisci? Ah, per questo dunque. Ma che per questo? Che intendete dire? Sì, sì, per questo, per questo. Ma, insomma, io potrei sapere che cosa è accaduto? Perché sarei sfidato, perché dovrei sfidare? Perché sono stata insultata, oltraggiata, vigliaccamente, sanguinosamente, in casa mia, per causa tua, perché sola, senza difesa. Insultata, capisci? Con le mani addosso a frugarmi qua, qua nel petto, perché hanno pensato che io fossi una... Oh. Ma come? Tutto da questo marchese? No, erano in quattro e tu li hai visti? Io? Ah, quei quattro signori che erano giù accanto al portone. Quelli, quelli, sono saliti, hanno forzato la porta. Ma se erano brilli... Se non erano insensi. Come? Tu c'eri? Sì, ma non... Ma che volevi, che mi difendesse lui? Ah, doveva difendermi lui? Quando mio marito aveva allora loro voltato le spalle, lasciandomi esposta all'aggressione di quei quattro giovinastri, che se lui si fosse fatto avanti... Io ero di là, capisci? Nella sala da pranzo. Bevevi qualche altro bicchierino? Ma se me lo dissero, me lo dissero. Se hai di là qualche cliente, fai pure con comodo, sai? Oh. Non ci mancava altro che per finire di compromettermi lui si mostrasse. Ma guai, guai se lo avesse fatto. Per fortuna l'ho comprese. Ho capito. Ho capito. Ma io sono meravigliato, Silvia. No, che dico meravigliato? Stupefatto addirittura.
che nella tua testolina sia potuto entrare anche questo discernimento, cara. Che discernimento? Ma che toccava a me di difenderti, perché il marito sono io e tu la moglie e lui uno che, ma sì, Dio liberi, se fosse entrato in quel momento tra quei quattro avvinazzati, tanto più che un po' brillo doveva essere anche lui. Ma che brillo? Ti assicuro che io non sono entrato per prudenza. E hai fatto benone, mio caro. No. Il miracolo è qua, in questa testolina. Che ha potuto capire codesta tua prudenza, che tu l'avresti compromessa se ti fossi mostrato. E non ti ha chiamato in difesa mentre era aggredita dai quattro. Che mi stavano addosso, sai, tutti con le mani addosso per strapparmi il vestito. Capisci? E pensò a me, che toccava a me. Ma è tal miracolo questo che subito, eccomi qua, subito, sì, io sono dispostissimo a fare tutto quello che mi tocca. Ah, benissimo. Ma come? Tu accetti? Sicuro che accetto. Scusa, per forza, non sei coerente. Io? Ma sì, tu. Perché la mia accettazione è una conseguenza diretta e precisa della tua prudenza. È vero, mi pare. Ma come, scusate? Come della mia prudenza? Rifletti un poco. Se lei è stata così oltraggiata, e tu hai fatto bene ad essere così prudente, ne viene perfettamente di conseguenza che a sfidare debbo essere io. Ma niente affatto. Ma no, niente affatto, perché la mia prudenza è stata perché... Perché? Perché capii che mi sarei trovato di fronte a quattro incoscienti. Non è vero. Ma tu capisci, nel vino avevano sbagliato porta. Hanno chiesto scusa. Non l'ho accettata. Comoda la scusa dopo l'oltraggio. Ma io non dovevo accettarla, vero? Ma poi guarda, come se l'avessero chiesta a lui, come se avessero insultato e oltraggiato lui, mentre per prudenza si teneva discosto. Vedi, mio caro, tu ora guasti tutto. L'oltraggio è stato fatto a me. E tu, subito, è vero, pensasti a tuo marito. Scusami, caro, ma io vedo proprio che tu non riesci a riflettere bene. Ma lasciami stare, cosa vuoi che rifletta? Ma tu hai ragione. Sì, hai ragione di dire che l'avresti compromessa, ma non perché erano ubriachi, intendi? Questa semmai potrebbe essere una scusa per me, perché io non li sfidi, perché non li chiami a rispondere dell'oltraggio che è stato fatto a lei. Ma come? Oh, dico semmai. Stai tranquilla. Ma non può essere una scusa per la tua prudenza. Che anzi, via, se erano ubriachi, potevi benissimo essere meno prudente. È vero, con degli ubriachi, un signore che si trova in visita, non era neanche mezzanotte poi. Ma come? Ma se voi, signora... No, caro, no, ha fatto bene, l'hai detto tu stessa. Come anche tu hai fatto bene a pensare a me. Avete fatto benissimo, tutti e due. Ma no, perché io... E lascia fare. Sono così contento io che ella abbia visto per la prima volta un pernio. Quello che mi tiene infisso nella mia parte assegnata di marito. Figurati un po' se voglio romperglielo. Cara, sì, tuo marito e tu sei la moglie
E lui? Lui naturalmente sarà il padrino. Ah no, sai, te lo puoi scordare. Perché no? Scusa. Perché io non accetto. Non accetti? No. Ma tu devi per forza accettare. Ti dico di scordartelo, io non accetto. Sarà per la stessa prudenza. Ma signora! Scusate, scusate, amici miei, ragioniamo. Guarda, puoi negare che tu presti a tutti in città i tuoi uffici cavallereschi? Ricorrono a te tutti. Non passa un mese che tu non abbia per le mani un duello. Padrino di professione. Via. Sarebbe da ridere, no? Che direbbe la gente che ti sa tanto, amico mio. È così pratico di queste cose se io, proprio io, mi rivolgessi ad altri. Puoi anche rivolgerti ad altri perché io non accetto. In questo caso me ne dovresti dire la ragione. E non puoi. No, dico, non puoi averne, né davanti a me, né davanti agli altri. Ma come non ne ho, scusa? Se per me qui non c'è luogo a duello. Questo non devi dirlo tu. Io ho costretto quel signore a lasciarmi il suo biglietto da visita. Ho gridato avanti a tutti. Ma perché? È accorsa gente. Ma sì, certo, alle mie grida. E hanno detto tutti che era giustissimo dare loro una solenne lezione. E dunque, vedi, scandalo pubblico. No, 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 mia cara, tu hai ragione. Via, via, amico mio, è inutile discutere. Oh, per me alla fine, se credi, ti porto pure al macello, sai? Via, non esageriamo adesso. Al macello? Al macello, signora. Lui lo vuole, lo porterò al macello. No, ecco, veramente lo state volendo voi. Dico, non ci sarà mica bisogno di fare un duello all'ultimo sangue. No. Scusate, signora, qui sta fra due. Farlo o non farlo. Se si fa, deve essere per forza gravissimo. Senza dubbio. E perché? Ma perché se io vado a portare la sfida, per questo solo fatto, vuol dire che non li considero come ubriachi. Giustissimo. E l'insulto fatto a voi assume un'estrema gravità. Perfettamente. Va bene, ma sta a voi mitigare, no? Non posso, signora. Come potrei? Ha ragione, non può. Anche perché se il Miglioriti si vede negata ogni considerazione dello stato in cui si trovava, delle scuse che ha chiesto per lo sbaglio. Ma sicuro, sì. Per ripicca, tu capisci? Naturalissimo. Vorrà le condizioni più gravi. Gli parrà una provocazione, spadaccino. Pensaci bene, una delle migliori lame della nostra città, te l'ho detto. E tu, una spada, non sai nemmeno com'è fatta. No. No, davvero. Ma mi aiuterai tu? Ma tu intendi la mia responsabilità? Tutta, gravissima, e ti compiango. Ma tu devi fare la tua parte, come io la mia. Il gioco è questo. Lo ha capito fin anche lei. Ciascuno la sua, fino all'ultimo. E stai pur certo che dal mio pernio io non mi muovo. Avvenga che può. Ecco, quello che mi preme soltanto è di fare presto. Vai, vai, eh?
E pensa tu a tutto. Ah, piuttosto, c'è bisogno di denari, no? Ma no, che denari, adesso? Ma perché mi hanno detto che ce ne vogliono molti. Ma sì, va bene, poi. Sì, faremo i conti... poi. Ti va Barelli, per testimonio? Chi? Ah, sì, certo. Barelli o un altro. Vieni! Vieni avanti, Spiga! Caro Spiga, vieni. A proposito, guarda Guido, abbiamo qua anche il dottore. Ah, buongiorno dottore. Se tu gli hai fiducia. Ma veramente? È bravo, sai, chirurgo esimio. Per non scomodarlo troppo, però, stavo pensando... Guido? Stammi a sentire, no? Noi siamo qua come due romiti nel deserto. Qua sotto ci sono gli orti. Si potrebbe fare qua, no? Presto, domattina. Sì, va bene. Lasciami fare, non mi frastornare adesso. Signora? Caro dottore? A presto. Oh, piuttosto, aspetta. Ti manderò subito Barelli. Io verrò più tardi. Arrivederci. Di grazie, di che si tratta? Vieni. Ti presento prima alla mia signora. Fortunatissimo, signora. Il dottor Spiga, mio amico, coinquilino e imperterrito contraddittore. Si tratta dunque d'una... ma mi congratulo lo stesso. Benché forse per me ne dipenderà la perdita d'una cara compagnia a cui mi ero assuefatto. No, scusa, cosa hai capito? Che ti riconcili con tua moglie. No, ma noi non siamo mica separati. Viviamo in perfetto accordo. Divisi. Non c'è bisogno di riconciliazione. Ma allora, scusa. Già, per questo dicevo che c'entrava con la riconciliazione la mia chirurgia. C'entra benissimo, signor dottore. E la sua chirurgia è niente. Tutte le cose più assurde, tutte le cose più pazze possono entrare qua. Ah, ma io me ne vado. Io vi pianto. Vai, amico mio, vai. E cerca di placarmelo. Bergson, effetto disastroso. Con permesso, signora. Ma, scusa, non vedo ancora come c'entri la mia chirurgia. Vai, te lo spiegherà lui. Ebbene, sei rimasta lì? Non dici più nulla? Ma io non mi immaginavo che tu... Che io? Dovessi dire di sì. Ma tu sai bene, cara, che io ti ho detto sempre di sì. Io non posso soffrirlo. Non posso soffrirlo. Come? Che io ti abbia detto di sì? Anche. Ma poi tutto questo. E che lui, per causa tua, se ne debba approfittare. Per causa mia? Ma sì, per causa tua. Per codesta tua imperdonabile, inqualificabile indifferenza. Parli di questa d'ora o in generale verso te? Ma di tutta, sì, sempre. Ma di questa d'ora specialmente. E ti pare che se ne sia approfittato? Ma come? Ma non l'hai visto all'ultimo? Pareva che non volesse affatto saperne. E poi quando ti ha visto così remissivo... Ma chissà che condizioni sarà andato a fare. Oh, forse sei un po' ingiusta verso di lui. Ma se gliel'ho detto che cercasse di mitigare, di non esagerare, adesso... Già, ma prima lo avevi un po' spinto. Perché negava. È vero. Già, gli pareva che tu non ne avessi... ragione. E tu? Io che cosa? Sì, dico tu. Che cosa credi tu? E come? Non hai visto? Ho detto di sì. Sì, ma forse tu pensi che io abbia a mia volta esagerato. No. Tu hai detto a lui e mi pare tu abbia detto bene che è questione di
suscettibilità. Sì, forse avrò un po' esagerato, ma per colpa sua. Già, perché negava. E appunto per questo, nella mia esagerazione, non doveva poi trovare il pretesto, mi pare, per esagerare anche lui. Ma sai, lo hai un po' punto, anche per lui forse questione di suscettibilità. Avete esagerato un poco tutti e due, ecco. E tu, indifferente? Permetterai, cara, che io mi difenda come so e posso? Credi che codesta indifferenza ti possa giovare? Altro. Ma sei un così bravo spadaccino. Per lui, per il signor Guido Venanzi, per me, che vuoi che sia. Ma se tu non sai neanche tenere in mano una spada. Non mi serve. Mi basterà, stai sicura, questa indifferenza per avere coraggio. Non già davanti a un uomo che è nulla, ma davanti a tutti e sempre. Vivo in tal clima, cara, che posso benissimo non curarmi di niente, della morte come della vita. Figurati poi del ridicolo degli uomini e dei loro meschini giudizi. Non temere, ho capito il gioco. Ma andateci nudo! Ma che nudo? Oh, scusi tanto, signora. Costui è un energumeno! Ma che cos'è? Ma come? Un duello? Davvero? Tu? Perché? Non ti sembra verosimile? Ma no, dico... scusi, signora, è che io... Non so che diavolo mi ha detto quello lì! Tu hai mandato a sfidare, perché hai riconosciuto... Che toccava a me, senza dubbio. Hanno insultato mia moglie. Ah, scusi, signora, non voglio intromettermi. Ma è che io, capisci? Io non ho mai assistito a un duello. Nemmeno io. Siamo pari. Vuol dire che assisteremo a una cosa nuova. Già, ma dico... Per le formalità, capisci? Cioè? Come dovrei vestirmi, per esempio? Ah. Adesso capisco. E lo domandavi a Socrate. M'ha detto nudo. Non so, non vorrei fare cattiva figura. Povero amico mio. Non lo so nemmeno io, sai, come si vestono i medici che assistono ai duelli. Lo domanderemo a Venanzi, non temere. E devo portare i ferri, è vero? Certo. E a condizioni gravi, m'ha detto. Pare. Spada? Pare. Basterà portare la borsetta. Senti, amico mio, si farà qua sotto, dove sono gli orti. Ti sarà facile portare tutto quello che ti occorrerà. Ah, bene, se si fa qua sotto... Sarà lui. Possibile così presto? Lui Venanzi? Mm-hmm. Ah, bravo. Così domanderò... Sì. Chi era? Non lo so. Un signore con le sciabole. Eccolo! È permesso? Avanti! Ah, avanti, Barelli. Con tutto questo armamentario. Ah, senti, caro mio, sono cose da pazzi, da idioti. Ma che cos'è? Ti presento prima alla mia signora. Barelli, tiratore formidabile. Il dottor Spiga. Felicissimo. Posso... Ah, sì. Dopo, poi. Io non ho mai visto una cosa simile. Mi perdoni, signora, ma se non lo dico io ci faccio una malattia, ecco. Perché? Ma come? Si dà un mandato tassativo. Che vuol dire? Spiegati. Ma come? L'hai dato e non lo sai? Che vuoi che sappia di codeste cose io? Un mandato come? Tassativo? Ma vuol dire senza discutere, senza prima tentare se c'è modo ad accomodare l'avvertenza. È fuori d'ogni legge, d'ogni regola, proibito, severissimamente. Là per là, signori miei. Quasi in piedi, si trovano pronti quegli altri due, e in 4-4-8, per miracolo, non si arriva al cannone. Al cannone? Come sarebbe a dire? Ma sì, cose da pazzi.
Prima alla pistola. Alla pistola? Oh, ma forse per schivare la spada, capisci? Perché il miglioriti, certo, con la pistola non... Ma che dici? Quello? Ma quello ti imbrocca un soldo incastrato in un albero a 20 passi. E ha proposto lui, eh? Il Venanzi, la pistola. Lui. Ma com'è? Impazzito? L'ho detto io. Ma come c'entra, scusi, il soldo? Che soldo? Oh, taci, amico mio. Non sono cose per noi, queste. Prima scambio di 2 palle alla pistola. E poi alla spada. E a che condizioni? Anche alla spada, eh? Non gli è bastata la pistola, anche alla spada. Ma no, signora. La spada è stata scelta d'accordo. La pistola è stata un di più, così, come per una gara. Per scherzare anche materialmente col fuoco. Ma questo è un assassinio! Sì, signora. Pare anche a me. Ma... mi perdoni? Stava proprio a lei di impedirlo. Ma come a me? Ma qui c'è lui che può dirlo. Sì. Non ho mica voluto io che si arrivasse a una cosa tanto grave. Oh, basta, insomma. Mi sembra inutile, scusa, che tu ti metta adesso a discutere con lei. Ma perché tu non sai? C'è tutta la città piena. Non si parla d'altro. E si dice che io... No, non lei. Lui, il Venanzi, signora. Tu capisci? Non è contro te. Tu non c'entri. L'odio, la rabbia di miglioriti sono contro di lui, di Venanzi. Perché si è saputo, e qui la signora può dirlo, ma me l'ha confermato lui stesso del resto. Sei saputo, capisci, che lui era là, in visita, e non ha impedito. Signori miei, si nasconde, non impedisce, non soffoca lo scandalo, perché erano proprio ubriachi, e per giunta ora va lì a sfidare. Cose incredibili. Io per me non so più dove sono. Senti, caro... Potrei... Sì, abbi pazienza, amico mio, eh? No, dico, poiché si deve fare qui vicino? Sì. Qua sotto, sì, domattina. Ah, guarda, ti ho portato qui 2 spade. Ah, sì, te le devo pagare, Ma che pagare? Sono le mie. Voglio insegnarti un po', farti provare. A me? E a chi, a me? No, guarda, grazie, non ce n'è bisogno, eh? Ma come non ce n'è bisogno, scusa? Scommetto che tu non l'hai mai neppur veduto una spada. Come si impugna. Ah, per carità! Basta, parelli. Ti pare che voglia scherzare anche tu ora? Ma io non scherzo niente affatto. Bisogna che almeno tu impari a tenerla. E io ti dico basta. Basta, lo dico a te e a tutti. E lasciatemi tranquillo. Ma sì, è bene. È bene soprattutto che tu stia tranquillo. Non dubitare che ci starò. Tutto questo però ormai dura da troppo, eh? E io ho bisogno di respirare un po'. Se tu vuoi scherzare con quei gingilli lì, questa sera... quando verrà Venanzi, ci scherzerete un po' tra voi due, che siete così bravi. E io starò a vedere. Intanto, lasciale lì, eh? E tu, non avertene a male, ma vattene, ti prego. Ah, per me, come vuoi. Anche tu, dottore, scusami. Ma figurati. Ah, potrai domandare a lui tutte le informazioni che ti abbisognano. Signore? Signora gentilissima... Arrivederci allora. Tranquillo. Sì, amico mio. Sì, addio, Dio mio, basta. Non ne posso più. Veramente. Me ne vado anch'io. No, tu rimani, se vuoi. Purché però non mi parli più di questa faccenda. Non sarebbe possibile. E poi io non sarei sicura di me se gli capitasse qua come può da un momento all'altro. Non ridere. Ma rido sinceramente, sai, perché godo, tu non puoi sapere quanto a vederti così cambiare. E non ti sembra naturale? È proprio per questo godo, perché sei così
naturale. Tu no, invece. Questo è positivo. Ma guai se fossi. Non ti capisco. Non ti capisco. Non puoi, cara. Ma è meglio così, credi. Capisco io. Che capisci? Quello che tu vuoi. Che voglio? Lo sai. E non lo sai tu stessa, quello che vorresti. Oddio mio leone, io credo di essere pazza. No, che pazza. Sì, sì, io credo di aver commesso davvero una pazzia. Non temere. Ci sono qua io. Ma come farai? Come ho sempre fatto, da che tu me ne facesti vedere la necessità. Io? Tu. Che necessità? Di ucciderti. Perché? Non credi che più di una volta tu me ne abbia data la ragione? Sì, via. Ma era una ragione che partiva armata da un sentimento. Prima d'amore. Poi di rancore. Bisognava disarmare questi due sentimenti, vuotarsene. E io me ne sono vuotato per far cadere quella ragione e lasciarti vivere. Non come vuoi, perché non lo sai tu stessa. Come puoi, come devi, dato che non ti è possibile fare come me. Ma come fai tu? Mi astraggo. Credi che non sorgano impeti di sentimenti anche in me? Ma io non li lascio scatenare. Io li domo. Hai visto mai le belve e il domatore nei serragli? Ma non credere, sai? Io che pure sono il domatore, poi rido di me, perché mi vedo in questa parte che mi sono imposta verso i miei sentimenti. E ti giuro che qualche volta mi verrebbe la voglia di farmi sbranare da una di queste belve. Anche da te, sì. Che ora mi guardi così mansueta, pentita. Ma no, credimi. Perché è tutto un gioco. E questo sarebbe l'ultimo. E toglierebbe per sempre il gusto di tutti gli altri. No. No. Vai. Vai. Vuoi che rimanga? Tu. Oppure vuoi che torni stasera? Quando tutti se ne saranno andati. No, cara. E tutta la mia forza? Allora? No, io dico per starti vicino, per assisterti. Dormirò. Stai pur sicura, cara, che io dormirò. E al mio solito, sai? Senza sogni. Per questo, vedi? Non è possibile. Tu non lo crederai, ma a letto il mio vero amore è il sonno che mi fa subito sognare. Ma non mi avviene mai. Non dormo. E figurati questa notte.
Va bene, sarò qui domattina. No, non voglio, sai? Non voglio. Vorresti impedirmelo, ma tu scherzi. Te lo impedisco. Non voglio, ti dico. È inutile, sai. Verrò. Fa come vuoi. A domattina. A domattina. Chi diavolo sarà a quest'ora? Si comincia bene. Ma... Shh! Dormi ancora. Shh! Dorme. Parlate piano. Piano, piano, sì. Dorme. E io non ho chiuso occhio tutta la notte. Per lui? Per lui, cioè per pensare a tutto. E che avete, costì? Tutto, tutto ti dico. Su, su. Porta via quella tovaglia. Che dite? Ci ho qua la mia. E che vorreste farne? Preparo tutto là. Questa tavola voi non la toccate. L'apparecchio io. Per la colazione. Ma che colazione? Levati! Altro che colazione! Vi dico di non toccarla! Sgombrami lì, allora! Voi scherzate! Ma non capite che queste due tavole qua parlano? Ma sì, lo so, non ripetermi quello che dice lui. Due simboli, scrivania e tavola da pranzo, libri e stoviglie, il vuoto e il pieno. Ma non capisci tu piuttosto che tutte codeste diavolerie da un momento all'altro possono andare a gambe all'aria? Oh, insomma. Gli avete anche ordinato la cassa da morto? Perché? Mi parete un direttore di pompe funebri. Bestia. Dio che bestia. M'hanno detto che si va vestiti così. Ma guarda un po'. Dio solo sa che notte ho passato. Shh! Parlate piano. E devo anche combattere con lui. Bisturi per la disarticolazione. Coltello interossi. Pinze. Sega ad arco. Tenaglie. Compressore. Ma che volete farne di codesta macelleria? Come che voglio farne? Alla pistola. Ma non capisci che se Dio liberi prendo una palla in corpo, possiamo anche trovarci a un caso d'amputazione. Una gamba, un braccio. Bravo. E perché non avete portato con voi anche la gamba di legno? Caro mio, armi, non si sa mai. Ho portato quest'altri strumentini qua per l'estrazione. Esploratore. Specillo di Nelaton. Tira palle a forbice. Oh, guarda, modello inglese,
bellissimo. Oddio, e gli altri? Ah, eccoli qua. Mi pare che ci sia tutto. Oh, sono le 7:10, sai. A momenti i padrini saranno qua. E che me ne importa? Ma non dico per te, lo so che a te non te ne importa. Dico per lui, se non si è ancora svegliato. Questa non è l'ora sua. Ma come? Vorresti tenerlo in orario anche oggi, se è puntato per le 7:30. Vuol dire che ci penserà lui a svegliarsi, ad alzarsi, a vestirsi. Forse si sarà già alzato. Potresti andare a vedere. Non vado a vedere un corno! Io sono il suo orologio delle giornate solite e non mi metto né in anticipazione né in ritardo d'un minuto. Sveglia alle 7:30. Ma non sai che alle 7:30 oggi, Dio liberi, potrebbe essere morto? E alle 8 gli servo la colazione. Ecco, vedi? Saranno i padrini. Caro dottore. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Buongiorno. Ci siamo? Io, per me, prontissimo. Guarda, guarda, Venanzi, l'ha apparecchiato davvero. Ma no, non c'è niente da ridere. L'ha visto? Chi, scusi? Ah, quodabundat non vizia. Le domando se il leone ha visto questo bello spettacolo qua. Tu capisci che ha bisogno della massima calma? Ah, no, signore, non ha visto ancora niente. E dov'è? Pare che non si sia ancora alzato. Come? Non è ancora alzato? Pare. Qua non si è fatto vedere. Ma perbacco, subito! Ma sarà alzato di sicuro, ci manca appena un quarto d'ora. Tu! Va subito a dirgli che noi siamo qua. È magnifico, magnifico! Non ti muovi? Alle 7:30. Ma va al diavolo. Ma sarà alzato. È magnifico, parola d'onore. Ma che fa? Dorme? Leone? Leone? Dorme ancora. Signori miei, dorme ancora. Leone! Leone! È magnifico, magnifico! A che si chiude di dentro? Col paletto. Hai il sonno così duro? Durissimo. 2 minuti ogni mattina. Ah, ma io butto la porta a terra. Leone! Leone! Ah, ecco. Si è svegliato. Signori miei, si sveglia adesso. Vestiti, subito! Noi siamo qua. Ma subito, non perdere un minuto, sono già quasi le 7:30. Ah, sentite, è veramente superiore ad ogni immaginazione. E che sonno! Si tira su ogni volta come da un pozzo. Oh, c'è pericolo che ci si rituffi? No, ecco, apre. Io paro... qua. Buongiorno. Ma come, ancora così? Ma va subito a vestirti, non c'è un minuto da perdere, ti dico. Perché? Come perché? Ma non ricordi più che hai da fare il duello. Io? Dormi ancora. Il duello? Il duello alle 7:30. Ci mancano pochi minuti. Ah, ho capito.
Ho inteso, amici miei, e vi assicuro che sono svegliissimo. Come? Che vuoi dire? Ma io lo domando a voi. Che sia impazzito. No, no, caro dottore, compos mei. Perfettamente. Tu devi batterti. Anche. Come anche? No, amici miei, voi siete in errore. Vorresti tirarti indietro. Io? Tirarmi indietro? No. Ma tu lo sai bene, no? Che io sto sempre fermissimo al mio posto. Già, ma ti trovo così. E se dici? Come mi trovi? Che dico? Dico che tu e mia moglie mi avete scombussolato ieri tutta la giornata per farmi fare ciò che realmente ho riconosciuto che toccava a me di fare. E dunque? Ti batti! Questo non tocca a me. E a chi tocca? A lui. Come? A lui? A lui. A lui. E tu lo sai, no? Lui lo sa. Io, marito, ho sfidato, perché non poteva lui per mia moglie. Ma quanto a battermi? Quanto a battervi, scusa. Tu lo sai bene, vero? Che io non c'entro? Perché, via, non mi batto io. Ti batti tu. Ma questo è enorme. No, caro. Normalissimo. Perfettamente secondo il gioco delle parti. Io la mia, lui la sua. E come me ragiona anche il suo avversario. L'hai detto tu stesso, no, Barelli? Che ce l'ha con lui, difatti, il suo avversario. Non ce l'ha mica con me. Perché lo sanno. E tu meglio di tutti quello che si voleva fare di me. Ah, volevate davvero portarmi al macello? Io no. Io no. Ma va là. Che tra te e mia moglie ieri qua sembrava che faceste all'altalena, e su e giù. E io nel mezzo, ad aggiustarmi e ad aggiustarvi. Avete creduto davvero di giocarvi me? La mia vita? No, tu mi sei testimonio che io ieri, e fin da principio... Ah, sì, tu hai cercato di essere prudente, molto prudente. Ma come lo dici? Che intendi dire? Caro, ma prudente sino all'ultimo, no? Non sei stato. A un certo punto... E per ragioni che io vada, intendo benissimo. E ti compiango. La prudenza è venuta a mancarti. E ora mi dispiace. Ne piangerai le conseguenze. Perché tu non ti batti. E non tocca a me. E sta bene. Tocca a me? Ma come sta bene? Sta bene! Aspetta. E tu? Io, Io farò colazione. Ma non capisci che se io ora vado a prendere il tuo posto... No, caro, non il mio, il tuo. Il mio sta bene, il mio. Ma tu
sarai squalificato. Squalificato? Dovremo per forza squalificarti. Ridi. Rido, amici miei. Ho inteso. E non vedete come vivo. Dove vivo? E che volete che mi importi di tutte le vostre qualità? Non perdiamo più tempo, via. Andiamo. Andiamo! Vuoi andare a batterti tu, davvero? Io, sì! E non hai inteso? Ma no! Ma sì! Credi, tocca a lui, Barelli. Ma questo è cinismo. No, caro. È la ragione. Quando uno si è vuotato di ogni passione. È inutile discutere più ormai. Vieni, Barelli. Anche lei, dottore. Eccomi. Ecco. Addio. Addio, signora. Che significa? Ti avevo detto, cara, che era proprio inutile che tu venissi qua. Sei voluta venire. Ma tu, come mai sei qua, tu? Sono a casa mia. E lui? Ma come, forse non si farà il duello? Sì, si farà, suppongo. Forse si sta già facendo. Ma come? Se tu sei qua? Ah, io sì, sono qua. Ma lui, hai visto, eh? Lui è andato. Oddio. È andato lui. È andato lui a battersi per te. No, non per me, cara. Per te. Per me, dici? Tu hai fatto questo! Io ho fatto questo. Tu hai l'impudenza di dirmi che l'ho fatto io. Ma tu te ne sei approfittato. Io vi ho puniti. Svergognandoti però. Ma se la mia vergogna sei tu. Oddio, che cosa! È orribile! Si batte! E a quelle condizioni! E le ha volute lui! È perfetto! È perfetto!
E lui gli dava ragione, eh? E già non doveva battersi lui. Dove è andato a battersi? Dove è andato a battersi? Qua sotto! Demonio! Ah, dottore, lei, dica che è stato?